voi tutti. Che dirvi? Questa è la mia comunità d'origine, per cui c'è un affetto speciale e anche sicuramente un'emozione un po' particolare. Ringrazio Fratello Lombardo di tutto cuore, perché non si possono dimenticare tante cose, no? Stamattina ricordavo come tutto debbo a Dio. Sicuramente, che mi ha amato e ha dato Gesù per la mia salvezza. Poi debbo molto alla mia famiglia, ai genitori che mi hanno inculcato le vie di Dio. E io non me ne sono dipartito fino ad oggi e spero di non farlo mai. E se dovesse accadere che Dio mi chiami prima, perché non voglio perdere. Non voglio scendere dal treno della salvezza, non voglio perdere il dono della salvezza. E quindi la gioia di poter vedere un giorno il Signore. In terzo luogo, ho ricevuto tantissimo dalla comunità d'origine, dove dicevo stamani, per mezzo del pastore, fratello Lombardo, i fratelli anziani, i responsabili, le sorelle, i fratelli, i giovani, altri fratelli più o meno. Diciamo in vista, da tutti voi ho ricevuto istruzione, chi per un modo, chi per un altro, edificazione, sostegno. E quindi sono cresciuto nella mia comunità e io amo la mia comunità. Vi amo nel Signore. Il fratello Lombardo rimane il mio pastore, no? Che dite voi? Non è che, e beh, è stato, però non c'ho altri pastori io. L'Eterno è il mio pastore, quello insostituibile però, di quello non ne possiamo fare a meno. Vi amo nell'amore del Signore, non vi dico altro, rallegriamoci in Cristo Gesù tutti i giorni della nostra vita, cerchiamo di essere fedeli a Lui, serviamolo, chi a Catania, chi altrove. Io sto tra i buoni palermitani, vi saluta la chiesa di Bagheria con grande affetto, via Giorgio Amendola. La chiesa di Ficarazzi di Palermo, vi saluto nei consigli di chiesa, i fratelli, le sorelle, tutti quanti, giovani. Il Signore ci sta portando avanti, ci sta aiutando e, come anticipava il fratello, in prospettiva c'è la possibilità. Forse già da domani ci potrebbe essere qualcosa di nuovo. Vogliate pregare e mettere tutto nelle mani di Dio anche voi? Sosteneteci. La possibilità anche di una donazione, del comune dei beni, quindi una donazione comunale di un grande locale dove possiamo, chissà, magari raddoppiare il numero dei posti da 300 e qualche cosina, mettendoci tutta la popolazione di Bagheria via Mendola, possiamo fare una comunità almeno il doppio, però ripeto, tutto nelle mani del Signore. Non voglio prendermi i pesi che magari non sono da portare oggi, però è una bella prospettiva e questo sicuramente ci mette tanto entusiasmo, tanta gioia e ci fa rimettere ancora di più nelle mani del Signore, perché Dio desidera che l'opera sua vada avanti. Gloria a Dio. Porterò i saluti del fratello Lombardo del Consiglio di Chiesa. Ai fratelli che Dio ci dà grazia di servire, preghiamo gli uni per gli altri. Amen. Sosteniamoci in preghiera. Gloria a Dio, gloria al Signore. E vi invito a leggere, sono contento di essere tra di voi, vi invito a leggere nel Vangelo di Luca, una storia molto conosciuta, capitolo 1, dal verso 5. Benedetto il Signore. Luca 1, dal verso 5. Benedetto il nome santo del Signore, ho fatto delle belle esperienze qui con voi, mi sono servite anche nel ministero poi susseguente, dopo, e quindi conservo dei ricordi preziosissimi. Gloria a Dio. Luca 1 dal verso 5, il Signore sia lodato. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria del turno di Abia. Sua moglie era discendente di Aronne, si chiamava Elisabetta,
erano entrambi giusti davanti a Dio, osservavano in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile ed erano tutte e due in età avanzata. Mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò in sorte di entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo, e gli apparve un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Zaccaria lo vide, fu turbato e preso da spavento, ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e gli porrai nome Giovanni. Tu ne avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande alcoliche, sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre, e convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. Andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia. Scusate, per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo: da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. L'angelo gli rispose: io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti, annunziarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si adempiranno al loro tempo. Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava del suo indugiare nel tempio, ma quando fu uscito non poteva parlare loro, e capirono che aveva avuto una visione nel tempio ed egli fece loro dei segni e restava muto. Quando furono compiuti i giorni del suo servizio, egli se ne andò a casa sua. Dopo quei giorni sua moglie Elisabetta rimase incinta e si tenne nascosta per 5 mesi dicendo: ecco quanto ha fatto per me il Signore nel giorno in cui ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini. Signore, ti ringraziamo. Benedici la tua parola. Grazie, Signore. Sappiamo che essa è benedetta per sempre, in eterno, ma ti preghiamo di applicarla ai nostri cuori, di porgerla con l'aiuto del tuo Spirito. Signore, rimani con noi nel nome glorioso di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Benedetto il Signore. Accomodatevi, fratelli cari. Gloria a Dio. E fratelli e sorelle, permettetemi un po' dell'espressione un po' particolare: l'incredulità ferma sicuramente la mano di Dio. Il non credere, sappiamo dalla scrittura, che affligge lo Spirito Santo. Ecco perché noi invitiamo le persone a credere in Gesù, invitiamo le persone a credere nell'Evangelo, nel Vangelo di Cristo, li invitiamo a fare appunto un'opportuna indagine e quindi ad anteporre alle loro personali convinzioni, o siano esse anche convinzioni religiose, ad anteporre a questi pensieri, che poi insomma sono pensieri umani, ad anteporre a questo insomma il progetto di Dio, ad anteporre la conoscenza di Dio attraverso le sacre scritture, la sacra Bibbia, e a fare un'indagine adeguata dell'amore del Signore e della sua grazia. Ora vedete, abbiamo dinanzi una storia che ci parla di Zaccaria, un sacerdote nell'esercizio delle sue funzioni. E nell'esercizio del suo servizio a Dio, dopo molte preghiere elevate al Signore, sembra che ci sia in lui e nella moglie un tentennare per continuare a presentare in preghiera quella che era una loro richiesta coniugale. E durante il suo servizio gli appare un angelo che ha un messaggio da parte di Dio. Nell'Antico Testamento gli angeli, insomma, in maniera un po'
più accentuata apparivano, si manifestavano, da parte di Dio avevano un messaggio che veniva da Dio, erano servitori del Signore a favore, diremmo, dei credenti, e il messaggio era una conferma che il Signore aveva ascoltato le loro continue preghiere. E noi stasera ci rallegriamo perché se il popolo di Dio prega, il Signore ascolta. Dio ascolta e Dio opera come vuole, quando vuole, secondo la sua volontà, con meraviglia, stupendo, meravigliandoci, lasciandoci stupefatti, meravigliati, esterefatti, opera in modi a noi sconosciuti, può operare anche in un modo diverso dalla nostra volontà, dalla nostra convinzione o punto di vista, ma comunque sia, Dio opera bene, gloria al Signore, fa le cose bene. E vedete, è un uomo che rimarrà muto a motivo della sua incredulità per un certo tempo, perché l'angelo gli dirà: tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. Ora, sul rimanere muti potremmo dire qualcosa, ma innanzitutto Zaccaria viene tormentato dal dubbio, e mentre serve il Signore, serve colui che tutto può e tutto conosce, colui che crea la fede e la rende completa, dubita. Ma Zaccaria ci insegna, fratelli e sorelle, che dobbiamo lasciarci, insomma, che non dobbiamo, scusate, lasciarci paralizzare dai nostri problemi al punto che noi negligiamo l'opera per il Signore. Non dobbiamo farci paralizzare, Dio va servito, dobbiamo continuare a servire il Signore. Non arrivano risposte, non arrivano incoraggiamenti particolari, Dio è lassù e Dio regna nei nostri cuori. Dobbiamo solo che, insomma, impegnarci, fratelli e sorelle, a non trascurare la nostra relazione con Dio, la nostra comunione con Dio, a santificarci, a consacrarci, non come merito, ma come segni di ringraziamento al Signore, come ciò che è dovuto a Dio. Diceva il fratello Lombardo prima, giustamente, Dio non ha bisogno di noi, ma siamo noi che abbiamo bisogno del Signore. Ma se lo vogliamo conoscere, se lo vogliamo realizzare oggi e viverlo per l'eternità, fratelli e sorelle, dobbiamo ubbidirlo, dobbiamo seguire le sue direttive, la sua parola, che non è gravosa. E vedete, innanzitutto, una speciale visitazione divina può venirci incontro mentre compiamo il nostro ordinario lavoro al Signore o per il Signore. Notate il verso 8: mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno sacerdotale. Verso 11: gli apparve, mentre serviva il Signore, un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi, che ha una simbologia importante. L'altare dei profumi ci parlava nel luogo santo della preghiera. La parola ci rende vicini al Signore, ci porta vicini a Dio, ci porta al trono della grazia. Ma la preghiera, fratelli e sorelle, unita alla parola, ci fa sentire i gemiti, i battiti d'amore del nostro Dio per noi, quando noi gli manifestiamo il nostro affetto. La preghiera è anche quell'elemento, insomma, quella grazia, quell'espressione della grazia di Dio che ci tiene vicini al Signore. Mosè pascolava il gregge e Dio gli si rivelò attraverso il pruno in fiamme, vi ricordate che non si consumava? Vedete, Zaccaria serve e Dio gli si rivela, Zaccaria è al servizio, continua fedelmente il servizio a Dio e Dio gli si rivela, così come si rivelò a Mosè, a Gedeone mentre trebbiava il grano, il Signore venne e lo incoraggiò, Eliseo fu chiamato da Dio quando il mantello di Elia fu posto sopra di lui, così Davide fu scelto tra gli ovili. E così Matteo, nel suo ufficio di gabelliere, fu invitato da Gesù a seguirlo. Fratelli e sorelle, tutti lo sappiamo, ma dobbiamo ribadirlo a noi stessi, insieme, ai nostri amici, tra di noi stasera. Il Signore è sufficiente a tutti i nostri bisogni. Ognuno di noi sa che Egli è l'Alfa e l'Omega.
e che in Lui, fratelli e sorelle, tutti i nostri bisogni sono raccolti, sono conosciuti, e in Lui i nostri bisogni vengono soddisfatti, appagati. Egli ci viene incontro dalla A alla Z. E quindi, come diceva il fratello Lombardo, solo in Lui nel Signore, fratelli e sorelle, le nostre necessità, la nostra vita, il nostro cuore, il nostro servizio cristiano si raccolgono fra Lui che è l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Poniamo tutto nelle mani immense del Signore, mettiamoci nel progetto glorioso di Dio, che è quello che dopo averci salvato desidera santificarci, usarsi di noi, portare altre persone a Cristo e poi rimanere fedeli, dicevamo stamattina, fino alla morte. Sii fedele fino alla morte, io ti darò la corona della vita. In secondo luogo, non solo dobbiamo servire Dio continuamente, anche attraverso i problemi, le necessità, ma le nostre preghiere possono essere risposte inaspettatamente. Dio non bussa quando opera, non avverte. Egli agisce in maniera il più delle volte inaspettata. Potete dire amen, fratelli e sorelle, inaspettata. I due coniugi avevano vissuto un momento di preghiera continuata, no? Avevano vissuto un momento, fratelli e sorelle, di attesa trepidante. Preghiamo il Signore per avere dei figli, preghiamo il Signore per poterli poi consacrare a Lui, preghiamo perché possiamo essere una famiglia in qualche modo completa, che abbia anche questa soddisfazione. Se poi Dio non manda figli, è un progetto suo, è un piano del Signore. Dio vuole delle madri in Israele, vuole dei credenti che siano dei padri per gli altri. Ma sicuramente c'era il momento dell'attesa trepidante, del desiderio. Signore, ti preghiamo per avere dei figli, ti preghiamo che tu rispondi alla nostra preghiera. Erano dei credenti giusti, irreprensibili, quindi hanno colto il senso della legge. Il senso della legge è la fede nel Messia, la fede nel Signore, la fede nell'Iddio vivente e vero. Hanno colto il senso della legge, la misericordia di Dio. E quindi vedete, poi però col tempo arriva il momento dell'appannamento spirituale. Dice la scrittura che il tempo passava e la loro preghiera o le loro continue preghiere sembrava loro che Dio le avesse messe da parte. Ma una mattina o un giorno in particolare arriva questa buona notizia: mentre Zaccaria serviva il Signore, un angelo gli apparve vicino all'altare dei profumi. Fratello, sorella, continuiamo a pregare il Signore. Tu che sei qui per la prima volta, che hai pregato domenica scorsa, hai pregato in questi giorni, durante la settimana che è passata ai culti, da solo, da sola, hai pregato con la tua famiglia, ti sei reso garante di una bella notizia a casa verso qualcuno che ancora non ha la fede, sei all'inizio e quindi hai voluto incoraggiare, dopo essere stato incoraggiato, altri. Continuiamo a pregare per i nostri cari, continuiamo ad avere fede nel Signore, continuate a fare l'esperienza completa della salvezza, continuiamo noi, fratelli e sorelle, a rivolgere preghiere intense al Signore, perché Dio continuerà a rispondere ancora. Diceva bene il fratello, domenica prossima vogliamo sentire altre notizie che il Signore ha operato, che il Signore ha consolato, che Dio ha dato pace, serenità, che ha dato gioia, che il Signore ha salvato, che Dio ha incoraggiato, che i cuori sono stati toccati. Gloria al suo nome. Che bella notizia gli reca l'angelo: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Possiamo dire gloria al Signore, è stata. Tu hai pregato, non mi sono dimenticato delle tue preghiere. È vero che tra il momento della prova e la fine della prova c'è un tempo più o meno lungo, c'è un tempo in cui tra la nostra maturità o poca crescita o diciamo crescita,
non siamo perfetti, ma siamo in questo viatico, insomma, tra l'inizio della prova e la fine della prova, ma tra questo spazio, fratelli e sorelle, non perdiamo il senso della sua presenza, non perdiamo il senso o la convinzione o la gioia di rimanere fedeli a Dio e di aspettarci da un momento all'altro che Lui risponderà, come piace a Lui, ma Dio risponderà. Le tue preghiere, la tua preghiera è stata esaudita, il Signore non ci prova al di là delle nostre forze. Se il Signore lascia, ascolta sorella, fratello, se il Signore ti lascia per molto tempo una preghiera appesa sul tuo cuore, benché tu ti possa stancare o l'attesa possa snervarti perché si aggiungono poi tante altre situazioni, non è un segno che Dio non ci vuole benedire o esaudire, ma è un segno che Lui opererà. Non sappiamo quando, ma se c'è la preghiera, eh? Voi appendete le chiavi, vero? Abbiamo tutti un luogo dove si appendono le chiavi del garage, le chiavi di riserva, appendiamo e se ci manca la copia originale andiamo lì. Quando qualcosa rimane appesa nel nostro cuore, continuiamo a pregare. Non sappiamo quando, ma Dio risponderà. E Dio fa così perché lo Spirito Santo ci spinge, fratelli e sorelle, a realizzare le promesse, le gloriose ed eterne promesse di Dio, affinché noi, fortificati nel nostro spirito, possiamo continuare a raccontare ciò che Dio ha fatto per noi e quello che Dio ancora oggi fa per noi. Pensate che il nome che lui mette al figlio sarà Giovanni, l'Eterno ha fatto grazia. Non ci scoraggiamo, dice l'Apostolo Paolo, se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo. Il verso 13 però ci ricorda, non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Non ci stanchiamo, non ci scoraggiamo, perché se faremo così mieteremo a suo tempo. Il Signore è abile a fare oltre quello che chiediamo in terzo luogo, non solo un figlio, ma Dio gli diede di più di un figlio, gli diede un uomo potente davanti a Dio, il precursore del Messia, Giovanni il Battista. E notate i versetti da 14 a 17, tu ne avrai gioia, disse l'angelo da parte di Dio a Zaccaria, ne avrai esultanza e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande alcoliche. Era un nazireato, diciamo, completo, pieno. Sarà pieno di Spirito Santo, quindi un uomo consacrato all'opera del Signore. Oggi la consacrazione nel tempo della grazia è vista diversamente, è vista come appunto frutto della salvezza, come una rinuncia al male, al peccato, ai vizi, a ciò che vorrebbe schiacciarci, dominarci, avvilupparci, renderci schiavi per vivere Dio nella vera libertà dei figlioli del Signore. Per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri e se Cristo vi ha reso liberi, serviamo il Signore in novità di vita. Gloria al Signore, facendo di questa libertà non un'occasione alla carne, ma un'occasione per servire l'Iddio vivente e vero e portare la sua parola. Vedete, convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio e andrà davanti a Lui con lo spirito, la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Che ricompensa, arriva la ricompensa dopo anni o tempi lunghi di attesa. La scrittura ci ricorda che Dio è fedele e veritiero e che tutte le promesse di Dio sono sì ed amen e in Cristo Gesù hanno il loro compimento. E, qualcuno, un profeta, sentì da parte di Dio, se tarda il Signore aspettalo, perché fratelli e sorelle certamente il Signore verrà. Dio c'ha delle belle notizie anche per noi, l'Eterno ci ha fatto grazia, credo che a moltissimi di voi Dio ha fatto grazia, a moltissimi di noi l'Eterno ha fatto grazia, ha perdonato i nostri peccati, ci ha dato una vita nuova e io assieme a voi dico gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. E se arriva, fratelli e sorelle,
qualche no, anche quando, insomma, noi ci aspettiamo qualcosa di diverso. Impariamo ad accettare di cuore la volontà di Dio, cresceremo ancora di più, la fede sarà fortificata. Magari dovremmo andare incontro a qualcosa di più lungo, ma il Signore ci dimostrerà la sua assistenza, la sua vicinanza, le sue opere attraverso, insomma, la sua generosità, la sua provvidenza e la cura, l'affetto, l'amore dei fratelli. Vedremo Dio agire per vie diverse, a noi sconosciute. Vedremo il Signore parlare al nostro cuore in maniera ancora più intima, più personale. Fratelli e sorelle, in quarto luogo, le promesse del Signore sono un test, una prova per la nostra fede. Sono un banco di prova le promesse di Dio. Pensate che Zaccaria dice all'angelo, al verso 18, queste parole. Zaccaria dice all'angelo, da che cosa conoscerò questo che tu mi dici? Perché io sono vecchio, mia moglie in età avanzata. Dio avrebbe fatto il miracolo di renderli, diciamo, in grado di procreare tutte e due. E l'angelo gli rispose: io sono Gabriele che sta davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti, a annunziarti queste belle notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si adempiranno a suo tempo. Certamente, nonostante la lieta notizia, lui dubita, perché le promesse di Dio sono un banco di prova per noi. Ci sono chiese che vogliono vivere solo di promesse e non di comandamenti, e non di rivelazioni bibliche, e non di doveri, solo di promesse. E quando si vive di promesse, fratelli e sorelle, c'è quando si realizzano le promesse, e c'è anche il tempo in cui queste promesse non si realizzano. E quindi, se si basa tutto sulle promesse di Dio, non dobbiamo dimenticare che le promesse di Dio non sono solo una donazione così, insomma, una donazione a cuor leggero. Dio fa le sue promesse e le dona così, come pioggia, anche a chi non li desidera o non dà ad esse un'adeguata, diciamo, riconoscenza, o non le colloca nella sua vita cristiana come un'opportunità di crescita spirituale, di maturità, di obbedienza. E quindi molte chiese che credono solo alle promesse, quando queste non si realizzano, hanno molti loro credenti che cadono in uno stato depressivo, in uno stato di depressione. E giorni fa una signora diceva: ho girato tante chiese e Dio mi ha fatto queste promesse, mi ha fatto quest'altre promesse, ma io pastore non ce la faccio più. Dov'è Dio? Dov'è il Signore? Io ho fatto studi di teologia, io ho fatto questo, io ho fatto quello, ho fatto quest'altro. E se manca il fondamento? Noi vogliamo fondare la nostra vita sulla roccia. La roccia è Gesù, la roccia è la sua parola, benedetto il Signore. Le promesse di Dio ci possono portare avanti fino a un certo punto, ma poi le promesse di Dio, fratelli e sorelle, sono condizionate all'ubbidienza. Le promesse di Dio ci chiamano alla santificazione, alla testimonianza, ci chiamano ad una responsabilità di condotta, di vita cristiana generosa e fedele al Signore. Certamente dobbiamo fare in modo che, dobbiamo fare in modo, fratelli e sorelle, che l'incredulità incipiente che sta magari per nuocere qualcuno non ci renda muti. Innanzitutto, un'ulteriore parola dell'angelo che gli riferisce le parole di Dio lo convince. Io sono Gabriele che sto davanti a Dio, sono stato mandato per dirti queste cose e annunziarti queste liete notizie. Tu sarai muto, non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle parole che si adempiranno a suo tempo. Vedete, l'angelo gli riferisce le parole di Dio perché lui creda, ma nonostante ciò, quella promessa evidente
diventa per lui non solo una prova, ma anche un motivo per dubitare. Ora, le fonti del grande oceano delle benedizioni di Dio si erano aperte per Zaccaria e sua moglie, lo avevano raggiunto, lui dubita. Cosa dice la scrittura? Ripone la tua sorte nel Signore, confida in Lui e il Signore opererà, vero? Ancora più avanti, al capitolo 1, verso 37, leggiamo quando Elisabetta si incontra con Maria, le due cugine si incontrano, e Maria riferisce ad Elisabetta queste parole: nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. E Maria disse: io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui e Dio agirà. Mettiamo la nostra vita sull'altare del Signore. E sull'altare non si metteva mai, diciamo, l'offerta in parte, o si metteva in toto, completa, o non si metteva, o si dà tutto a Dio, fratelli e sorelle, altrimenti ognuno vuole servire Dio come gli passa per la testa. L'incredulità ci rende muti. Tu sarai muto perché non hai creduto alle mie parole che si adempieranno a suo tempo. Cosa voglio dire? Che, fatemi lasciare passare questo termine, l'incredulità ci pone sotto la condanna del dubbio perché non hai creduto alle mie parole che io ti mando da parte del Signore. Ascoltate, se tu fratello, tu sorella, noi avessimo dubbi sul ritorno del Signore, se avessimo dubbi su questa gloriosa promessa, la beata speranza della Chiesa, il ritorno di Gesù, se avessimo dubbi non cercheremmo più la pienezza dello Spirito Santo. A che serve se Gesù non torna? Se penso che torna, ma penso pure che possa non tornare, che mi serve la pienezza dello Spirito Santo? Che mi serve applicarmi per una vita consacrata se Gesù non dovesse tornare? A che serve la preghiera perseverante ed efficace? A che serve supplicare Dio con tutto il cuore se il Signore poi non dovesse tornare? Vedete, fratelli e sorelle, come rimarremmo paralizzati? Vedete come rimarremmo in qualche modo muti? Vedete come non avremmo più da dire nulla agli altri? La fratellanza risulterebbe per noi come un oggetto da usare nel bisogno. Vado in chiesa, amo i miei fratelli perché i miei fratelli nel bisogno, col pastore, con gli anziani, mi vengono incontro. Ma non è la fratellanza che cerchi, perché nella fratellanza Dio ha stabilito la sua benedizione, la sua presenza e la vita in eterno. Non si dà un contributo spirituale, non si viene col cuore aperto, non si viene per, insomma, servire, crescere, imparare e dare agli altri che non conoscono il Signore. Non si verrebbe, voglio dire, in tal caso. Mentre noi, fratelli e sorelle, vogliamo stasera parlare nel nome del